Salve ragazzi, adesso ci proponiamo invece un secondo, quindi peperoni, cornettoni, ripieni con un ripieno di tonno, prezzemolo, basilico, un po' di pangrattato, capperi. Ecco, abbiamo preparato il nostro ripieno per i peperoni con 300 g di tonno, prezzemolo, basilico e capperi tritati, parmigiano, pangrattato, sale e pepe. E adesso andiamo a amalgamare bene tutto, e dopo che abbiamo amalgamato bene tutto ho aggiunto anche un po' d'origano, secco, non avevo quello fresco. Una volta che abbiamo amalgamato bene tutto andiamo ad aggiungere anche il pomodoro fresco tagliato a dadini. E con questo andremo a riempire i nostri, con questo ripieno andiamo a riempire i nostri peperoni. Poi li faremo cuocere al forno circa 20-30 minuti a 180 gradi. Io l'ho già acceso, già a temperatura. Ecco fatto, adesso andiamo ad aggiungere i nostri. Mescolate bene in modo che tutti i sapori si mescolano bene. Ecco fatto, e adesso andiamo ad aggiungere anche i nostri pomodori. Ok, abbiamo aggiunto anche i pomodori, aggiungiamo un goccino di olio, se no risulta troppo secco l'impasto. Mischiamo questa volta, scusate il braccio davanti alla telecamera, mischiamo questa volta dolcemente. Ok, ci andiamo a riempire con l'impasto i nostri cornettoni, quindi prendete l'impasto e lo mettete dentro. Fate questo per tutti i peperoni. Adesso quando avrò finito di riempirli li mettiamo su una teglia. Allora, ecco i nostri peperoni ripieni, ci andiamo a mettere sopra un pochino di pangrattato per fargli fare la crosticina e lo riadagiamo. Ok, una volta che avete preparato potete anche mettercelo così, eh? E viene ancora meglio, non tingete praticamente il pangrattato, lo fate per tutti e quanti i peperoni che avete preparato. Dopodiché li mettiamo in forno preriscaldato a 180 gradi per circa questi almeno 20-25 minuti, sono pronti. Ecco, andiamo a infornare. Allora, ecco qua, il peperone è pronto, lo andiamo ad assaggiare, eh? Sentiamo come è venuto. È buonissimo, saporito. Questo è un piatto che può essere anche mangiato freddo. Scusate, faccio un altro boccone. Buonissimo, rifatelo perché veramente eccezionale. Ciao.